Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale. Oggi ragazzi siamo su Brawl Stars. Ragazzi, questo è un video aggiornamento. In realtà prima di questo video dovevano uscire altri due video, probabilmente li vedrete già a partire da domani. Ragazzi, praticamente c'è un nuovo aggiornamento. Domani 11 dicembre, ore 17, ci sarà la premiere su YouTube per quanto riguarda il Brawl Talk, dove andranno a presentare due nuovi Brawlers. Quindi mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Ragazzi, ovviamente tutta questa roba che arriverà, ovviamente lo vedrete anche sul mio canale, dove sicuramente ragazzi i server andranno KO, mo che arriverà l'aggiornamento. Quindi domani mettetevi la sveglia, andate sul canale di Brawl Stars, attivate la campanella che alle 17 ci sarà il nuovo Brawl Talk. Non si sa ancora di cosa si tratta. Probabilmente, ma al 100% ci saranno le nuove ambientazioni. Ruba regali dovrebbe ritornare. Ruba regali dovrebbe ritornare. Probabilmente ci sarà una nuova modalità. Poi ovviamente ci saranno le skin natalizie. Ovviamente ci saranno le skin natalizie, quelle dell'anno scorso. Stiamo parlando di Frank, quello con l'albero di Natale, mo esattamente non me la ricordo praticamente il nome, perché tanto nello shop non sono più uscite. Infatti sto aspettando che escano in modo scontato, che io comunque le possa prendere, perché quelle del 2019, vi faccio vedere qual erano, penso che ormai le possiedono tutti. Allora, dove stanno? Dovrebbero essere, eccola qua. C'è Nita questo qua, Nita Rudolph con l'orso questo qua, appunto, con la sciarpa. Poi c'era Penny, se non sbaglio era Penny. Ok, Elfa Penny, che poi c'è anche Penny Pasqualina. E poi c'era Dynamike, che non lo vedo, che Dynamike è veramente bellissimo, Dynamike. Eccola qua, io già l'ho preimpostata per Natale, ne ho un parecchio di Dynamike. Quindi, queste qua le ho prese l'anno scorso, che queste sono skin che probabilmente quest'anno non potrete più acquistare, perché l'anno scorso mi ricordo molto bene c'era il messaggio "ultima occasione", come hanno messo anche per quella di Leon, quello là, Leon Lupo, Lupo Mannaro, anche che io non ho preso purtroppo. Ho preso Piper Calavera, ho preso. Diciamo che non avevo le gemme e non l'ho voluta prendere, quindi probabilmente quella non le vedrete mai più, queste qua che vi ho fatto vedere. Ci saranno sicuramente skin nuove di natalizie, ma al 100% si potranno prendere le skin del 2020. Quelle del 2019 che vi ho fatto vedere non le potrete mai più recuperare, io da quello che so, perché loro l'avevano detto l'anno scorso. Quindi quest'anno rivedremo la vecchia skin di Frank, quello con l'albero di Natale. Adesso non so il nome, visto che non è più comparsa nel negozio. Poi c'è Squeak con Pupazzo di Neve, che quella è pure carina. E poi, se non sbaglio, c'era quella di Gelindo col tamburo. Io mo non so i nomi, perché è da un anno che non le vedo. Poi andiamo a parlare dei brawler. Per quanto riguarda i brawler, ragazzi, intanto qua vedo un po' la guerra, ok? Per quanto riguarda i personaggi, abbiamo detto che ce ne sono due. Vi ricordate l'anno scorso, proprio il mese di dicembre, ci fu la stessa cosa? Due brawler, praticamente io mi ricordo troppo bene. Il primo è stato Byron e il secondo è stato regalato per Natale, vi ricordate? Ditemelo nei commenti, ovviamente scherzi a parte, ve lo dico io. Se vi va di commentare, me lo dite. È stato praticamente Edgar che è stato regalato a tutti. Io mi ricordo troppo bene. I server praticamente sono andati KO. Veramente sembravano i server cinesi, che non si riusciva ad entrare. Mi ricordo troppo bene che praticamente è mappa piena di Edgar. Cioè, praticamente è stato regalato l'anno scorso.
Probabilmente faranno la stessa cosa. Io pensavo che mettessero addirittura un personaggio qua nel cammino dei trofei, perché sinceramente qui manca da parecchio un personaggio qui. Vi faccio vedere, l'ultimo è stato alle 10.000, mancherebbe quello delle 12. Io non lo so, non credo, poi magari, non so, magari mi sto sbagliando, adesso per dire una cazzata, però mo, o lo danno gratis. O lo mettono qua, comunque ragazzi è regalato. Probabilmente sarà come l'anno scorso, ripeto. E nulla, poi vedremo meglio domani. Queste sono ipotesi, ma comunque dovrebbe essere così. Intanto vi porto un attimo su YouTube. Su YouTube, ecco qua. Io comunque sto renderizzando un video con InShot. Ecco qua ragazzi. Vi faccio vedere. Ecco qua. Questa è l'ambientazione, diciamo. C'è questo misterioso personaggio che non riusciamo a capire chi è. Quindi non lo so. Non lo so. In descrizione c'è scritto qualcosa? C'è scritto qualcosa in inglese, ma io purtroppo non ne capisco. Non ne capisco purtroppo. Battaglia in multiplayer. Gem grab 3 contro 3. Ma non so se sono cose aggiunte. Purtroppo non posso tradurre. Se riesco a tradurre, ragazzi, ve lo metto nel video. E nulla, vediamo un po' cosa sta scritto. Perché sinceramente io non capisco cosa sta scritto. Ritorniamo su Brawl. Mi voglio fare qualche partita di ma anche di guerra, diciamo, sì. Facciamoci questa qua. Quindi, sicuramente, ripeto, ci saranno skin nuove, quindi conservate le gemme. Io già ne ho 108. Allora, questa cos'è? Rapina? Non so, io quasi quasi andrei a togliere sto proibire. In questa mappa si proibisce sempre stu, per come sono fatto io. Hyper. Anche se dico io, ma perché prendete personaggi di livello 7 quando avete la possibilità di prendere personaggi a 9? Cioè, gente stupida, vedete, vedete? E poi è normale, grazie a cavolo che la partita è persa. Prendo corvo, vediamo loro come rispondono. Gesti è difficile togliere. Però va bene, va bene. Però Stu secondo me era troppo pericoloso, Stu. Perché di solito levano sempre lui in questa mappa. Vediamo, vediamo. Anche se è una mappa un po' brutta, eh. Ovviamente serve da questa gente. Gente addirittura non mappa. Che sono caduto, dovrebbe venire colto. Abbiamo subito danni, giustamente. No, sono andato a sono caduto, cazzo. Mi hanno scattato. Jesse che fa danno. Nice piece of work.
30 secondi. Bella partita, l'abbiamo schiacciati per bene. Bella partita, l'abbiamo schiacciati veramente per bene. Dai, dai, continuiamo a giocare così che la vinciamo. Secondo round. Dai, dai, calma, calma, ragazzi, non fate stronzate. Si sono ritirati loro. Ah, poi me. Dai, addirittura lei è il migliore. Vabbè, ci può stare, dai. Vabbè, ragazzi. Comunque, vi ho detto tutto. Vi ho detto. Tenetevi le gemme. Comunque, usciranno sicuramente skin nuove, appunto, per Natale. E le 3 di l'anno scorso. Io, comunque, ve le metterò. Sicuramente ve le faccio vedere, magari per chi non si ricorda, magari anche con il nome, magari vado a vedere anche come si chiamano. Giustamente non mi posso proprio ricordare. Sto aspettando proprio che le mettano. Speriamo bene. Va bene? Spero che le mettano in scontato, perché io solo quello prenderò quest'anno, quelle dell'anno scorso. Queste nuove che andranno probabilmente a mettere le prenderò l'anno prossimo, che le troverò scontate. Va bene? Raga, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere le prossime notifiche, i prossimi contenuti. In descrizione trovate un botto di link, dateci un'occhiata. Grazie mille per la visione, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!